Avevo 15 anni quando feci questa foto, ero molto felice, ma anche Schubert vide questa foto ed esclamò: non c'è una manken nel mio studio che posi così. Una voce d'angelo in un corpo maschile, dai palcoscenici dell'avanspettacolo del dopoguerra all'avanguardia teatrale degli anni 70, con rapide fughe nel cinema e nella TV. È la storia di Giorgio Montana, la subrettissima Giorgio Bryan. Sono Giorgio Bryan, mi avete riconosciuto? Urca, lei un uomo! Le corde vocali io l'ho scoperto da me, da sola, mentre studiavo nella mia cameretta. Un bel giorno, accendendo la radio, la magnetina, cominciai a cantare insieme a Beniamino Gigli, Tito Schipa, Maria Caniglia, però la voce era verso il soprano che verso il tenore. Mia madre mi disse: ma hai la voce d'angelo, figlia mia, perché io sono siciliana, nata a Palermo. E così mia madre mi diede i soldi per farmi studiare la voce d'angelo. Sono andata a Parigi e sono andata a finire da Madame Arthur, un locale di travestiti. Sono bella che volete, trullala, you, trullala, you, trullala. Cassone è stato un grande artista, quello che ideò per prima il trucco maschile da una parte, con i baffi, la barba, eccetera, e l'altra parte una bellissima donna bionda. In Italia, intanto, si esibiva al teatro Iovinelli, Principe e tanti altri, un certo Cordero, romano de Roma. Io lo vidi a Palermo, a Teatro Nazionale, mi piacque tanto e mi venne l'idea, dato che avevo questa doppiezza nella voce, di imitarlo. Varietà, cena, cena, devo dire che a Iovinelli i miei grandi ammiratori erano soldati, marinai, cameriere che venivano con i soldati, che erano le loro fidanzate, però anche signori come Novella Parigini, come Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Luchino Visconti. Veniva, non si faceva vedere da me, però mi mandava 12, non 13, 12 orchidee selvatiche. Sono stata menzionata nel Borghese con le due fotografie, Aldo Moro e Joe O'Brien. Equivoco politico, equivoco sessuale. Io ebbi una grande diva della televisione come serva di scena, e questa serva di scena non era altro che la piccola Raffaella Carrà. Aveva una quindicina d'anni. Questa signorina bellina, carina, gentile, con un cabaret, con un vassoio, si prendeva tutti gli oggetti, vestiti compresi. Sotto a quel vestito tipo questo, e così, c'era un cowboy che cantava poi con due voci. Sembrava discesa dal ciel ed eri già so bel. Jezebel, simile un angelo, la voce d'un usignol. Jezebel. Ho fatto un primo film che si intitolava Sexy che scotta, e mi dovevo spogliare, però sotto a quel vestito c'era il famoso cowboy. Un giorno mi arrivò un telegramma dal piccolo teatro di Milano.
dove dicevano il regista vuol conoscerla e la prega di venire a Milano. Il regista era Patrice Rowe. Debuttai alla Fenice con Silvano Bussotti nella Villanella rapita e poi alla Scala, perché mi chiamò André Rutschmann per fare un'opera di Maurizio Kagel. Mi vide una sera a Lucia Poli e così andai con Lucia Poli per 5 anni. Giuseppe Bertolucci mi conobbe e mi diede una parte nel film suo Oggetti smarriti. Ma lo sa che lei dice delle gran balle? Ah. Il destino non si può cambiare. Ecco, vede, questo è un pomo d'Adamo. È l'unica cosa che non si può cambiare. La televisione non è la prima volta che la faccio, Forse ho debuttato con Mauro Severino in Signorine Grande Firme. 4 puntate. La campana fa din don da, ed il gallo che chirichì. Mezzo sonnato sono in piedi già. Fui chiamata dalla RAI per fare un'audizione al grande maestro Enzo Trapani, per 2 di tutto. La cosa era difficilissima. Io raccontavo in 2 minuti le opere. Madre mia, te perdona, perdona. Vendetta. Vendetta. Io già, come dico, a 1 anno, 2 anni mi sentivo una bambina. E quindi in me c'erano degli ormoni femminili. Ho fatto la cura, a poco uscivano fuori queste meraviglie che la donna ha, e questo è stato un po' ostacolato dalla famiglia. Però a poco si convincevano, perché i miei genitori poi io me li sono portati a Roma, l'ho invitata a Iovinelli e dico lì la cosa o va o non va. E invece papà e mamma sono venuti in camerino, piangevano, e anzi mamma mi disse una cosa molto bella. Sai che il pubblico ha detto che ero la tua mamma? Sono venuti tanti, mi hanno preso la mano e me l'hanno baciata. Ho un figlio capitano dell'aeronautica e per lui non me l'hanno mai baciato. Io mi ricordo, mi commuovo, era mia madre. Sono stata felice di questa cosa, molto felice. E allora ho cominciato a convincermi e a dirmi, sono una donna. Ah, hanno baciato compare Taleggio! Mannaggia, mannaggia, nelle opere liriche le cose finiscono sempre male.